Tutto come previsto nelle ultime ore, si allarga la maggioranza al Comune di Taranto con l'ingresso di Italia Viva. Sul bilancio consolidato 2022 sono arrivati 20 voti favorevoli, 6 contrari, tra loro Liviano dell'area critica di maggioranza e nessun astenuto. È l'esito di un consiglio comunale atteso, ma povero di sorprese. Le fibrillazioni di maggioranza dell'ultimo question time per ora si sono spente. L'ingresso in maggioranza di Italia Viva con i consiglieri Stellato, Casula e Patano è ormai realtà. Chi sceglie di votare il bilancio è dentro, aveva annunciato il sindaco Melucci, e così è stato una volta cadute le resistenze di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Noi oggi non ci siamo soffermati sull'appartenenza o meno alla maggioranza, non abbiamo parlato di incarichi e strapuntini. 28 i presenti in aula con le assenze giustificate di Di Gregorio in contrasto con l'allargamento ai renziani, Fornaro, Brisci e Di Cuia. Lomuzio, che era stato indicato tra i critici, riafferma invece piena adesione alla maggioranza. Avevo già dato la mia piena disponibilità al sindaco Rinaldo, non avevo nulla in contrario e non ho nulla in contrario all'allargamento della maggioranza. Il bilancio consolidato è stato approvato con un passivo di oltre 17 milioni di euro. Fortemente critica la minoranza, abbiamo ascoltato Francesco Battista della Lega. La maggioranza che ha già dato in questi mesi purtroppo dei senturi di cambi di casacca semplicemente per poter mantenere le poltrone o comunque garantire gli assessori di turno.